L'Abruzzo e l'immediato futuro, sfide da affrontare con determinazione, con ogni risorsa chiamata a fare la sua parte, per il definitivo rilancio del territorio tra costa ed aree interne. Professione Italia, osservatorio privilegiato per liberi professionisti, si pone l'obiettivo di rappresentare un interlocutore valido, costruttivo, con il confronto con ogni livello istituzionale. Nel contesto è stato partecipato e costruttivo l'incontro convegno di Lanciano sulla nuova sfida della Via Verde, dall'interno alla costa, e poi sviluppo urbanistico, direttiva Bolkestein, concessioni demaniali, trabocchi, promosso appunto dalla sezione di Chieti. Presenti all'evento, tra gli altri, gli onorevoli Pagano e Testa, il senatore Sigismondi, il presidente Regione Abruzzo Marsilio, quello del Consiglio regionale Sospiri, e poi Mauro Febbo, Sara Marcozzi, l'assessore regionale all'urbanistica e demanio Nicola Campitelli. Riflessioni, progetti, visioni, obiettivi nel focus in questione, con investimenti sull'asse ciclopedonale, collegamenti con le aree interne, opere a difesa della costa, lo sviluppo di ricettività, un futuro certo per i trabocchi. Il presidente nazionale Professione Italia, Antonio De Angelis. Il convegno di oggi è proprio la dimostrazione di ciò che vuole essere Professione Italia a livello nazionale e a livello locale. Affrontare i problemi, le questioni che riguardano i singoli territori, farlo con competenza attraverso l'individuazione di relatori, di professionisti che conoscono la materia, farlo dialogando con la politica. Il dialogo con la politica è la caratteristica principale della nostra associazione. Questo è il motivo per cui noi oggi abbiamo invitato tanti parlamentari, assessori, consiglieri regionali. Noi crediamo davvero che attraverso un rapporto costruttivo con la politica si possa arrivare a risolvere tanti problemi. Dunque è stato aperto un tavolo di confronto con temi decisivi affrontati dal punto di vista politico ma anche tecnico nel rapporto schietto tra il mondo delle libere professioni e la politica. Micaela Camiscia, presidente sezione Chieti, il vice Alfonso Ucci. Questo è il primo convegno, lo abbiamo fatto nella città di Lanciano, che è chiaramente molto sensibile alle problematiche che oggi trattiamo, quindi la Via Verde, la direttiva Bolkestein con la presenza dei trabocchi. Usciremo con altri convegni che saranno interessanti e abbiamo cercato di coinvolgere un parterre, oltre che istituzionale, anche tecnico, per dare vita ad un confronto che possa essere obiettivo e il più autentico possibile. La tematica di grande interesse è lo sviluppo della costa, con il taglio pratico che abbiamo dato al convegno, con la proiezione di immagini della nuova Via Verde, di grande interesse, di grande attrazione turistica. L'obiettivo è quello di centralizzare l'Abruzzo, perché noi teniamo al nostro territorio e l'Abruzzo deve andare al centro della nazione. L'attuale governo se ne sta preoccupando, sta caldeggiando, sta tutelando le concessioni traboccanti con la nuova proposta di legge regionale. Oggi le abbiamo dato un taglio pratico a questo convegno proprio per avvicinare i cittadini alla politica, alle istituzioni, farci noi da portavoce e finalmente, nella seconda parte del convegno, dare le soluzioni ai problemi che si pongono quotidianamente, come è accaduto di recente per esempio con le contestazioni degli abusivismi dei chioschi sulla Via Verde. Ci stiamo impegnando perché crediamo in Professione Italia e ovviamente, essendo già sorte circa 30 associazioni in tutte le province d'Italia, stiamo facendo del nostro meglio. Sono dell'avviso che una cosa o la si fa per bene o non la si fa per niente, e oggi ci siamo mossi per dare attrattiva, per invitare gente, per farla sentire a proprio agio e soprattutto per attrarla con tutte le immagini che stiamo proiettando e con le argomentazioni che devono entrare nel cuore delle persone. Quanta fiducia c'è nella politica? La politica, la fiducia è tanta, specialmente se partiamo da questa amministrazione che ha svolto, come ho detto in avvio di convegno, ha svolto gli impegni che ha preso. La legge regionale 719, che riprende la 93-94 per la tutela dei trabocchi, sono le basi per la creazione di un nuovo progetto di legge regionale che va in salvaguardia ai trabocchi, che adesso è all'esame della commissione parlamentare. Speriamo diventi legge dello Stato per la disapplicazione della direttiva Bolkestein dell'articolo 12, che come sappiamo applica la disciplina derogatoria ai trabocchi e alle concessioni.
temi che nell'agenda di governo rappresentano assoluta priorità, temi caldi assolutamente da dover sviluppare, preservare, garantire per uno sviluppo ricettivo turistico sostenibile della costa abruzzese, ma anche delle aree interne. Il presidente regionale Marco Marsilio, l'assessore al territorio Nico Campitelli, con i loro buoni propositi e le loro visioni e i loro progetti. Sfide sono sempre belle, perché altrimenti ci si annoia pure. Io credo che noi abbiamo una grandissima opportunità, che è oggi la Via Verde. La Via Verde che rappresenta un motore importante della nostra, anche della nostra economia, soprattutto dopo la grande partenza del Giro d'Italia. Non possiamo accontentarci di questo, abbiamo davanti a noi proprio una nuova sfida, che è quella di collegare la costa dell'Abruzzo con l'entroterra, e questo è il progetto che noi abbiamo messo in piedi, un progetto di mobilità sostenibile su scala regionale, una rete, una maglia. La mobilità sostenibile concepita come un mezzo di trasporto, non un collegamento da un punto A a un punto B, ma una vera e propria rete che tocca diverse località e un po' tutta l'Abruzzo. E su questo noi abbiamo un budget importante, 16 milioni di euro, proprio per calare a terra questo progetto di mobilità sostenibile, che mira da una parte a rafforzare l'intermodalità bici-treno, ma dall'altra è quella di sviluppare, collegare, unire la costa con le aree interne attraverso un modello a pettine, attraverso delle trasversali. Noi vogliamo unire le bellezze della nostra costa con le bellezze delle aree interne. Lo stiamo facendo in tutta la nostra regione, da Martinsicuro fino a San Salvo, questa mattina qui a Lanciano, anche per presentare un progetto già finanziato pari a 4 milioni e mezzo di euro per recuperare l'ex tracciato ferroviario della Sangritana, partendo proprio da San Vito Chietino, San Vito Marina, San Vito Chietino, Treglio, Rocca San Giovanni, Lanciano fino a Castelfrentano, il primo lotto. È un recupero di un tracciato ferroviario. Il soggetto attuatore, dopo diversi incontri che ho avuto con i sindaci, il soggetto attuatore è TUA, quindi la società di trasporto della Regione Abruzzo, a cui noi abbiamo dato già il 40% di anticipo rispetto, quindi proprio per iniziare e quindi appaltare quest'opera. Non è una semplice pista ciclabile, stiamo unendo due mondi, stiamo unendo lo sviluppo, stiamo unendo le ricchezze con i posti di lavoro, quindi tra costa e aree interne. Focus molto importante, con interventi molto qualificati, bisogna lavorare molto su questo asset costituito dalla costa dei Trabocchi. Noi abbiamo compiuto un'operazione enorme di valorizzazione per far conoscere questa pista appena collaudata al mondo intero attraverso lo strumento migliore che potessimo intercettare, che è stata la grande partenza del Giro d'Italia. Adesso il territorio deve però essere in grado di raccogliere questa sfida, di essere all'altezza della bellezza della sua costa, saper offrire ristorazioni di qualità, ricettività. Mi auguro ad esempio che la lunga contesa che tra la provincia e i comuni ha tenuto bloccata l'acquisizione per troppi anni delle ex stazioni possa finalmente essere terminata, che la provincia abbia la capacità di valorizzare, di ristrutturare, valorizzare e dare una destinazione adeguata a quelle stazioni, che ci sia da parte delle amministrazioni comunali e non solo, da parte di tutti gli enti, una gestione corretta, seria del patrimonio, anche per il tema delle occupazioni, delle autorizzazioni, degli esercizi commerciali. Bisogna trovare il giusto equilibrio per fare in modo che il territorio possa sfruttare pienamente tutte le potenzialità. Non riguarda solo i comuni della costa, bisogna integrare l'entroterra con la costa, fare in modo che il retroterra possa raccogliere e beneficiare del grande flusso turistico, sapendo offrire però alloggi di qualità, agriturismi, bed and breakfast, alberghi, resort,
quelli che ci sono e quelli che devono nascere, è l'entroterra la destinazione. Non dobbiamo ha nessuna intenzione di costruire alberghi sulla costa, non c'è spazio, non è vietato, non sarebbe possibile e non sarebbe neanche giusto, andrebbero anzi a compromettere l'equilibrio paesaggistico e la bellezza dei luoghi. Quindi questo significa che per l'entroterra c'è una grande opportunità, bisogna lavorare proprio in questa direzione.